Anche questa sera, come Rete Spezzina Pace e Disarmo, siamo qua in Piazza Mentana. Nonostante la pioggia, nonostante passino poche persone, ma per noi questa sera era particolarmente importante essere qui, perché è l'anniversario del 7 ottobre. 7 ottobre, lo scorso anno eravamo a Roma, a una manifestazione riuscitissima e bella, in cui però incominciavano nel corso della giornata ad arrivare le notizie dell'attentato fatto da Hamas, che verso sera si sono palesate in tutta la assoluta gravità dei gesti compiuti. L'uccisione di bambini, di donne, di anziani, il rapimento di ostaggi e quello che tutti ormai sappiamo. Niente giustifica quanto Hamas ha fatto, così come niente comunque giustifica la reazione di Israele, che ha veramente travalicato qualunque limite, qualunque confine di umanità, nella stragrande maggioranza di civili, anche lì bambini, donne, anziani, e distruggendo tutto ciò che era infrastruttura, distruggendo ospedali, distruggendo scuole. Queste persone vivono in mezzo alle macerie e non hanno più un posto alcuno in cui ripararsi. E c'è il rischio profondo che dopo il recente ingresso in Libano dell'esercito israeliano il conflitto si allarghi sempre più. Sarebbe necessario invece di parti terze che portassero avanti, oltre a cessate il fuoco, un inizio di dialogo, come stanno dialogando gli israeliani e i palestinesi pacifisti.